Buonasera, benvenuti a 8 e mezzo. Buonasera, benvenuto Flavio Tosi, sindaco di Verona e soprattutto l'uomo che rischia di spaccare la Lega. Adesso ce lo spiegherà che cosa sta davvero succedendo. Buonasera. E chiederò l'aiuto di Antonio Polito. Buonasera, bentornato. Buonasera. Direttore del Corriere del Mezzogiorno, per riuscire a capire quello che sta succedendo, Tosi. Intanto lei è stato 25 anni nella Lega Nord. È un amore finito? No, allora io sono ancora nella Lega Nord, salvo imprevisti. E io non è che potrei essere responsabile della spaccatura, perché responsabile della spaccatura è chi genera la spaccatura, cioè chi crea i presupposti perché questa avvenga. E chi li ha creati? Ma allora io proprio un secondo, so che magari per chi ci ascolta può essere noioso, ma leggo un secondo cosa dice l'articolo 39 dello Statuto della Lega, perché sono regole comunque. Il Consiglio nazionale, per noi sarebbe il Consiglio regionale, cioè l'organismo regionale. Il Consiglio nazionale assume le decisioni in merito alle alleanze in occasione di elezioni amministrative regionali ed approva le relative liste elettorali. Questo è l'oggetto del contendere, cioè la Lega Veneta, che io rappresento, come la Lega Lombarda, come qualsiasi altra Lega regionale, ha facoltà di decidere liste e alleanze per elezioni regionali, per statuto. Questa volta a un certo punto succede che da Milano, da via Bellerio, viene detto le liste, l'ultima parola, Salvini. Sì, l'ultima parola su liste e alleanze sta a Milano. E al che, come Lega Veneta, abbiamo detto, come è sempre stato e come non può essere diversamente, altrimenti chiudiamo Lega Veneta, chiudiamo le varie sezioni, diventa Lega Nord e basta. Se c'è un rispetto per le autonomie regionali, ogni sezione regionale decide lei liste e alleanze, come è sempre stato da decenni a questa parte. Ed è questo quello che Salvini non vuole. Tosi, mi dica solo una cosa, è vero che oggi lei ha scritto una lettera a Salvini per cercare di ricucire in extremis? Ma allora, non è che sia scritto una lettera, perché non siamo a livello di mandarci lettere, però è chiaro che penso che tutti quanti all'interno della Lega, appunto per me 25 anni vuol dire quasi una famiglia, cioè, gli amici, gli affetti, i legami, li hai tutti lì, perché 25 anni sono lunghi, io ne ho 45, quindi. E quindi con una situazione come questa, lo stesso vale per Salvini e per altri, ci sono sicuramente dei tentativi di dire troviamo una soluzione che non sia quella di spaccare. Ma è stata scritta questa lettera a Salvini o no? C'è stato, come succede normalmente in questi contesti, qualcuno che magari vuol bene o ha rapporti fiduciari con gli uni e con gli altri, che cerca di trovare delle soluzioni facendo da pontiera, ecco, chiamiamolo così, se c'è qualche pontiera. Lei ci ha parlato con Salvini oggi? Io oggi non sono riuscito, anche perché lui, da quello che so io, era a Bruxelles e quindi era più complicato parlarci, però c'è chi è riuscito sicuramente a raggiungerlo. Chi lo ha raggiunto? Chi ha fatto da pontiera? Io vedo i pontieri, lo si dice, perché altrimenti i pontieri, i poverini, non possono più fare i pontieri. Allora, Tosi è dentro o è fuori dalla Lega? Subito dopo la pubblicità. Allora, Antonio Polito, ci sembra di aver capito allora che Salvini sta prendendo tempo, perché è lui che ha in mano la patata bollente, che deve decidere se alla fine Tosi può restare dentro la Lega o meno. No, abbiamo capito bene. Ci sono dei pontieri al lavoro che abbiamo capito sono soprattutto Giorgetti, giusto Tosi? Giorgetti e Bossi. Sì, anche Bossi. Non ho sentito la domanda. Ecco, ma io invece ho sentito bene, anche durante la pubblicità. E Antonio, la partita vera che si sta giocando tra Salvini e Tosi? Ma intanto diciamo c'è una partita, come posso dire, personale, cioè del peso di Tosi in Veneto. Tosi pensa di avere un peso elettorale consistente, probabilmente lo ha, ha dimostrato di averlo in passato e non accetta, diciamo, di essere trattato come un maggiordomo, che poi tutto sommato oggi ho letto, addirittura ho scoperto che c'è un comitato di disciplina della Lega, io non sapevo, sembra un istituto di correzione. Poi fra l'altro guidato da Bossi, il quale, diciamo, non è riuscito a disciplinare neanche i figli all'epoca, quindi insomma un po' sorprendente. La partita politica è più complessa, nel senso che sai, la sua fondazione si chiama Ricostruiamo il Paese, Ricostruiamo il centrodestra. Il paese, sì. La linea di Salvini è radiamo al suolo il centrodestra, questo centrodestra è finito, è morto, bisogna farne un altro. Ecco, c'è una differenza radicale, anche su punti
di programma fondamentali, cioè Salvini vuole uscire dall'euro, Tosi no, quindi siamo proprio veramente, diciamo, molto lontani, ecco. Quindi c'è uno scontro politico ideale e poi c'è uno scontro di potere, nel senso buono del termine, cioè chi comanda in Veneto. Ecco, Tosi, lei ovviamente dice, in Veneto comando io, Salvini le ha mandato un commissario e lei sostiene naturalmente che finché questo commissario non verrà ritirato, per lei non c'è possibilità di un accordo con Salvini, capisco bene, e allora, lei quindi deve essere liberato dal commissario mandato da Salvini in Veneto e essere autorizzato lei, anche in quanto responsabile della Lega Veneta, di fare le liste per le prossime elezioni regionali. Allora, diciamo, i temi sono alcuni, e qualcuno è stato già accennato. Tanto queste due cose sono corrette, allora, no? Allora, più che comandare in Veneto, il dato è, in Lega da sempre, quando sono le regionali della Lombardia, le liste le decide la Lega Lombarda. Quando ci sono state qualche mese fa le regionali in Emilia-Romagna, le liste sono state fatte in Emilia-Romagna. Non si capisce perché, per la prima volta in assoluto, le liste per il Veneto devono essere decise, l'ultima parola deve aspettare a Milano, perché non è accettabile. E quindi questo, e quindi, per lei non è accettabile. Ma questo per un fatto di chi rappresento, cioè la Lega Veneta, e di dignità personale, perché se hai un ruolo lo mantieni. Ma questo è un aspetto. Le questioni politiche che sono state sollevate, la questione dell'euro e alcune visioni diverse sono note. Adesso però, aspetta, ci arriviamo, restiamo un attimo a questo, a questo dissenso tra lei e Salvini sulla questione delle elezioni regionali in Veneto. Lei ha la sua fondazione, come ricordava prima Antonio Polito, che si chiama Ricostruiamo il Paese, che Salvini vorrebbe lei lasciasse, ma lei non è disposto a lasciarla, giusto? Allora, io, siccome mi piace sempre avere coerenza e anche chiarezza, al di là della TV, ma anche quando sono rapporti all'interno del partito. Quando ci fu da decidere la candidatura per il dopo Maroni, Maroni a un certo punto dice lascio la segreteria federale, passo la mano. Un potenziale candidato con qualche numero era anche sottoscritto. Allora Maroni mi chiama al Pirellone in Lombardia e c'è Matteo Salvini. E Maroni prefigura uno scenario e dice: siccome Flavio Tosi con la sua fondazione ha cominciato questo percorso di centrodestra a livello nazionale, Flavio occupati di quel percorso. Matteo Salvini in vista di una leadership della Lega Nazionale, quando ci saranno le primarie tu fai quel percorso. Matteo Salvini, che è un ragazzo giovane che ha, diciamo, una vivacità per poter guidare la Lega, si occuperà di far ricrescere la Lega. All'interno di quel dialogo, quindi la fondazione era ben nota già allora, all'interno di quel dialogo poi io preciso a Matteo Salvini, gli dico guarda che rispetto all'euro, siccome abbiamo una posizione diversa, non che io sia favorevole all'euro, però no, ritengo che non sia percorribile l'uscita, sappi che io sull'euro dirò sempre quello che penso. E quindi quella è una cosa che è stata chiarita in fase di candidatura di Matteo Salvini a segretario federale. E io da lì sono rimasto coerente e lì rimango. Ma questo patto è stato secondo lei è stato tradito e da chi? Beh, diciamo, io ho mantenuto esattamente quello che era, ovvero sì, ho sostenuto in maniera leale e totale. Ma tradito Salvini e Maroni o solo Salvini? Beh, allora, il patto oggi, per poter mantenere quell'equilibrio, è chiaro che chi comanda in Lega è chi deve mantenere quel tipo di accordo, e quindi è Matteo Salvini, che non vuol dire che Tosi deve essere il capo del centrodestra nazionale, ma quantomeno vuol dire che una fondazione che è stata creata per quello scopo, dalla sera alla mattina non è che si dice oh, c'è una fondazione, adesso la fondazione non ci deve essere più, scegli fra la Lega e la fondazione. E fra l'altro quando si sta discutendo delle elezioni regionali del Veneto, l'avessero detto 2 mesi prima o 2 mesi dopo magari se ne parla, ma non esattamente in questo momento qua. Si aspettava questo comportamento da Salvini? Io parlo per me stesso, io sono abituato sempre comunque, a costo magari anche di rimetterci, che quando io do una parola la mantengo. Poi io per gli altri non mi esprimo, io dico solo, io quando faccio un patto va mantenuto, perché in politica, nella vita, sempre quella è una cosa secondo me sacra. Tempi duri per i patti, Tempi duri per i patti, sì, quello del Nazareno è saltato, vorrei ricordarle, quindi il suo mi ha messo molto molto male, ma se saltasse anche il suo, lei si candiderebbe contro Zaia? Allora, la candidatura di Zaia non era mai stata messa in discussione finché non si è creata questo tipo di tensione. Ma se ci fosse la rottura? Beh, allora, se
la Lega mi dice, guarda, tu devi lasciare la fondazione perché è incompatibile, quando fino adesso non l'era mai stata. In Veneto, anziché decidere la Liga Veneta, c'è un commissario deciso da Milano e ti deve andare bene così, siccome non mi va bene così, perché ripeto, per coerenza e per dignità, io difendo il ruolo e le persone che rappresento, a quel punto non potrei fare altro che dimettermi da segretario della Liga Veneta. Se mi metto da segretario della Liga Veneta, sono un uomo libero e faccio esattamente quello che meglio credo. Fra le mille cose che posso fare, ci dovrei pensare, perché le cose vanno pensate e decisamente fredda, perché io sono uno che cerca di ragionare e mettere le cose in fila, però potrebbe sicuramente esserci anche l'ipotesi di una candidatura. Quanto vale Tosi in termini di consenso elettorale? Ma allora, non lo so, perché parlo di me stesso. Spero di avere un buon consenso in Veneto per quello che ho cercato di fare come sindaco con l'attività di amministratore. Ma più o meno del 10%? Non sta a me dirlo. Io ovviamente spero, è un auspicio, di valere anche qualcosa di più, però potrei valere anche il 2%. No, evidentemente no, vero Antonio? Aiutami un po' a decifrare. È difficile da dire, intanto perché secondo me la Lega sta dando uno spettacolo molto politichese, se così posso dire. Abbiamo sentito anche parola Pontieri, no? Sembra di stare in un altro mondo. Per l'elettorato della Lega questa è una roba che può avere riflessi imprevedibili. Non è difficile dirlo. Sono d'accordo, è vero. È difficile dirlo. Cioè, potrebbe anche esserci una reazione di rigetto, di astensione. È un brutto spettacolo quello che sta dando. Dal punto di vista elettorale, ma lui in coalizione, cioè se lui avesse fatto una sua lista che affiancava la Lega e quella di Zaia, una sua lista Tosi a sostegno di Zaia, cosa che lui voleva fare e che è la ragione per cui Zaia, per cui gliel'hanno impedito, perché Zaia non voleva misurarsi lista Zaia, lista Tosi, insomma era dato intorno al 14% una lista Tosi, ma dentro la coalizione, fuori, contro Zaia, non lo so, Diamanti ieri diceva tra il 5 e il 10%, In ogni caso, certo, abbastanza da non rendere più così certa, così sicura come oggi appare l'elezione di Zaia in Veneto. Quindi potrebbe vincere la Moretti. E quindi, insomma, gli manderebbe i capponi a casa a Natale la Moretti, no, perché sarebbe un miracolo. I capponi la Moretti dovrebbe mandarli a casa di chi ha creato questa tensione. Perché io mi sono sempre limitato a dire, ci sono queste regole interne, si rispettano. Aumenta enormemente la probabilità. No, ma sto dicendo, ma se succedesse quello, è prendere il problema dalla fine, se succedesse quello, non è perché a un certo punto Tosi diventa matto, dice mi candido, se succedesse quello è perché qualcuno a un certo punto ha detto le regole interne che sono sempre state rispettate cambiano e se ne fanno di diverse in campagna elettorale. E allora se qualcuno cambia le regole interne, la responsabilità se l'assume chi cambia le regole. Senta Tosi, a me sembra di aver capito, ma non capisco quasi niente di tutte queste intrighi, queste politichese, eccetera, che lei sia fuori dalla Lega, a meno che Salvini non faccia un clamoroso marcia indietro. Perché tutto quello che lei ci ha spiegato pochi secondi fa, cioè le condizioni sue di Tosi per continuare a restare in questa Lega, sono cose che Salvini le ha già spiegato o fatto spiegare in lungo e in largo, non sono per lui accettabili. Beh, io guardo me stesso, io sono anche molto tranquillo su questa situazione, perché quando tu sei coerente puoi vincere, puoi perdere, puoi prendere l'1%, il 10%, sì, ma lei, siccome è Lega, un politico intelligente, accorto, non può non avere capito, se l'ho capito io, che lei nei fatti, a meno che di un clamoroso marcia indietro di Salvini, è fuori dalla Lega. Lei ritiene possibile che Salvini faccia una marcia indietro così radicale? Allora, quello che sta nelle decisioni altrui, io non mi ci metto. Per me sarebbe una cosa brutta per quello che dicevo prima, perché è 25 anni che ne faccio parte, sono oggi paradossalmente uno dei più vecchi militanti della Lega. Ma conoscendo Salvini, le sembra pensabile che Salvini possa fare marcia federale, in quanto segretario federale ha l'autorità per decidere anche di trovare una soluzione. Allora facciamo un'ipotesi di compromesso, vediamo se lei lo accetterebbe. Certo che però secondo me chi ci sta guardando cominciava a dire cava questo, metti quello, no, nel senso, diventa noioso. Ma intanto bisognerebbe dire che lui sarebbe soltanto il terzo segretario della Liga Veneta che viene espulso dalla Lega Nord, perché è già successo a due segretari della Liga Veneta di essere espulsi. Successe anche al fondatore.
Franco Rocchetta. Rocchetta, beh, Franco Rocchetta era fondatore, uno, e l'altro era... Sì, come cinema, diciamo, Rocchetta fu proprio il fondatore della Liga Veneta. Il fondatore fu espulso, quindi insomma, adesso non voglio dire che non c'è due senza tre, ma insomma... Però l'ipotesi compromessa è questa, perché il punto sono, allora, le liste. Cioè, lei accetterebbe di non fare una lista Tosi se Salvini le lasciasse la fondazione? Allora, ci sono alcune cose che sono, ripeto... per un fatto di coerenza. Sì o no, però, perché lei fa tutta una premessa lunghissima. No, la faccio la premessa, ma è una risposta, perché altrimenti non è che sia mica a Toto Calcio. Che... Allora, 1x2, se si accetta il fatto che ci sia una fondazione ben nota, risaputa e condivisa, se si toglie il commissariamento, che per me è inaccettabile, quindi si torna al sacrosanto rispetto delle regole, poi sulle liste non della Lega, perché quella Lega le fa la Liga Veneta, sulle liste una soluzione la si trova, basta che si tolgano dei vincoli che di fatto sembrano fatti apposta per dire guarda Flavio Tosi, o accetti dei vincoli che per te sono umilianti, altrimenti te ne vai fuori. Il lodo 8,5 abbiamo. Quindi tradotto? Tradotto, lui accetta di non fare la lista se gli tolgono il commissario e il veto sulla fondazione, questo mi pare... Quindi, no, veramente, ormai lasciavo, è formale. Lasciavo, cioè. i puntieri. Vabbè, insomma, visto, questa mi pare allora che sia il lodo 8,5, il giusto compromesso, secondo lei. Le vorrei però chiedere, siccome intanto lei non è che sta con le mani... Manderò in il direttore come ambasciatore, scherzo. Sì, ecco, abbiamo ambasciatore Polito. Senta, Tosi, lei non è che sia rimasto e rimanga con le mani in mano, no, in queste settimane. E lei ha incontrato, non oggi come hanno scritto alcuni, ma la scorsa settimana, Alfano tra l'altro ha detto che la Lega sta diventando estremista e non si può andare dietro a Salvini, è d'accordo? Allora, sul fatto delle posizioni interne alla Lega, secondo me, da un punto di vista non solo del risultato elettorale, che comunque è importante, ma proprio anche quello che rappresenta la Lega, che è una forza che nasce federalista e autonomista. Adesso di federalismo se ne parla un po' pochino in Lega. Adesso ne parliamo nel punto di Paolo Pagliaro. Però, secondo me, quello è un tema che insomma è il tema vitale sul quale è nata la Lega. E il fatto che si tenda o si rischi di rappresentare solo la destra, la Lega 5 anni fa in Veneto raccoglie il 35%, una larga parte di quel 35% è elettorato democristiano, per capirci, che vuol dire la casalinga, l'impiegato, che rischiate di perdere, secondo che lei, se, che con se questo tu rappresenti destra. Solo la destra, rischi che una parte di quei mondi non si sentano più rappresentati da una forza molto trasversale, molto interclassista come la Lega. Ma cosa, scusi, che cosa la convince di meno della politica di Salvini? So, l'alleanza con i neofascisti di Casa Pound, le parole dure contro l'immigrazione, le alleanze... E lì torniamo anche ad Alfano. Allora, per quanto riguarda Alfano, il sottoscritto è sindaco di una grande città. Io vengo a Roma praticamente in maniera regolare una volta alla settimana, e può capitare che vai da Alfano a parlare. Era a ridosso alla vigilia di un incontro dell'ANCI con i sindaci per parlare di sicurezza, e abbiamo fatto un comunicato per dire, non ci ha visto nessuno, se volevamo fare l'incontro di nascosto facevamo l'incontro di nascosto, si fa un comunicato per dire i contenuti. Dopodiché, ma questo viene dall'interno, cioè chi magari all'interno della Lega ce l'ha con Flavio Tosi, allora dice Flavio Tosi è andato a incontrare Alfano, Flavio Tosi è andato a incontrare quello per fare le scarpe a quest'altro. Però lei è a favore, realtà, di un'alleanza con io dico che se si vuole, allora bisogna fare la distinzione. Se si applica il piano nazionale, o si costruisce un centrodestra nazionale, e centrodestra nazionale vuol dire tutto il centrodestra, altrimenti vuol dire che regali a Renzi la vittoria per i prossimi 20 anni. Cioè, se tu dici il centrodestra nazionale deve essere formato da questo e da questo, ma quest'altro no, e tutti questi altri stanno fuori, Renzi ha avuto la capacità di la larghissima parte del centro-sinistra metterla assieme. Ecco, ma Salvini ha la capacità di guidare questo centrodestra? Beh, questo lo decidono le primarie, perché siccome saranno, secondo me, c'è chi le vuole e chi non le vuole. Ma sarà l'unico modo per far sì, siccome funzionano e hanno funzionato per il centro-sinistra, e funzionano sostanzialmente in tutto il mondo, nel mondo moderno e occidentale, le primarie del centrodestra saranno quelle che definiranno la leadership. Può darsi che le vinca parteciperà Salvini. Alle primarie, beh, io sono partito per primo, a onore del vero, insieme a Giorgia Meloni, a dire quasi 2 anni fa facciamo le primarie del centrodestra, perché comunque bisogna superare lo stallo. Sì, sì.
E quindi il quadro potrebbe diventare molto interessante. E quindi rispetto a Salvini, dicevo, è un fatto anche di, rispetto anche a Salvini, è un fatto anche di modi, cioè nel senso che siccome io sono amministratore, sono sindaco, lui è segretario del partito, è chiaro che lui ha dei modi più vivaci di esporre le cose. Flavio Tosi ha un modo più moderato di dirle, poi Flavio Tosi non è che non le faccia, però ha un modo un po' più moderato di dirle, ma fa parte dei caratteri. E per fortuna che non siamo tutti uguali. Sono tempi duri per i moderati, diciamo, questo bisogna dirlo. Salvini, e gliene do atto con assoluta sincerità e tranquillità, ha portato la Lega dal 4% al ipotetico 12-13%. Gli ultimi sondaggi lo danno anche al 16%. Ecco. Meglio ancora. Paradossalmente, mentre Tosi è stato uno dei primi del centrodestra a contestare la leadership di Berlusconi, soprattutto a vederla finita, questo bisogna riconoscerlo, oggi è danneggiato dal disastro, diciamo, da questo spappolamento del centrodestra, perché lui avrebbe avuto bisogno per la sua scalata, diciamo, attraverso le primarie, di un centrodestra esistente, in vita, in cui certo ci sono più componenti, però c'è un campo di gioco. Ora il campo di gioco è esploso e questo naturalmente favorisce molto la polemica molto estremista o comunque radicale di Salvini, insomma. Quindi in questo momento forse Tosi non avrebbe portato la Lega al 16% come Salvini, ma in una prospettiva di governo certamente col 16% non basta, non si vincono le elezioni, insomma. D'accordo. Sì, è vero, cioè, è indubitabile, cioè, se tu oggi prendi sommi i voti della Lega, tanti, i voti di Forza Italia, pochissimi, i voti di NCD, Fratelli d'Italia, li metti tutti assieme, fai poco più della metà dei voti di Matteo Renzi. Vi faccio vedere il punto di Paolo Pagliaro, perché intanto anche le parole d'ordine sono cambiate, quelle della Lega. Sentite. Secondo l'ultimo sondaggio Demos, il 57% dei veneti vuole l'indipendenza, che sarebbe poi, spiega Ilvo Diamanti, un federalismo forte. Le parole conservano dunque intatte il loro antico fascino, anche quando la realtà le ha ormai abbandonate al loro destino, come è accaduto a una parola che ha segnato un'epoca, e cioè federalismo. Dopo averci tenuti occupati per un quindicennio, nelle sue diverse declinazioni, federalismo fiscale, federalismo demaniale, eccetera, questa parola è improvvisamente scomparsa dai radar della politica e della discussione pubblica, travolto dall'ondata anticasta che, volendo cancellare i rimborsi spese e i vitalizi dei consiglieri regionali, ha finito per travolgere l'idea stessa di autogoverno e di decentramento. Il risultato è che adesso di federalismo non parla più nessuno. E pazienza, se grazie all'autogoverno nel Lombardo-Veneto o in Emilia gli standard sanitari sono tra i migliori del mondo e nel Trentino gli scolari studiano la matematica o la geografia in inglese, garantendosi con ciò un futuro più agevole. Tra le ragioni di questa rimozione collettiva, lo storico Giuseppe Berta, nel suo recente saggio La Via del Nord, dedicato al declino del Settentrione, segnala il cambio di passo della Lega, che ha abbandonato il mito fondativo della Padania per arroccarsi su temi anti-europei, anti-immigrati e anti-globalizzazione, spesso mutuati dalle parole d'ordine del Fronte Nazionale francese. Il risultato è che ora l'offerta politica è ormai uguale e indifferenziata a tutte le latitudini. E chissà se è stato un buon affare per il Nord sostituire la Padania con Le Pen. Senta, Tosi, ma Berlusconi in tutto questo è finito politicamente, secondo lei? Allora, Berlusconi... Ha fatto bene a rompere il patto del Nazareno con Renzi? Allora, non sono ancora sicuro che l'abbia rotto, francamente. Perché? Perché? Perché Berlusconi prima è stato con la Lega al governo, poi va a casa e si va a casa, e lo dico perché lo dissi ancora nell'inizio del 2011, lo disse Bossi, della verità, prima di Flavio Tosi, con grande intelligenza politica, disse: se si perdono le elezioni di Milano, perché si votò a Milano nel 2011, le perde Berlusconi, non le perde centrodestra, le perde Berlusconi. Perché in realtà si capiva che c'era una fase calante di Berlusconi. E siccome quella era la situazione, Berlusconi resta alla guida del centrodestra, se avesse passato la mano in quel momento, forse il centrodestra non faceva la fine che ha fatto, e si va a cadere. Arriva Mario Monti, Berlusconi sostiene Mario Monti. E fa il contrario di quello che aveva fatto con la Lega. Rimette la tassa sulla prima casa, sostiene apertamente Mario Monti. Dopo un anno, in modo un po' stravagante, manda a casa Mario Monti, lo sfiducia, per poi dirgli, credo un mese dopo, ti ricandidiamo premier, ti candidiamo noi a capo della coalizione.
poi si rimette insieme alla Lega, poi una volta passate le elezioni va a sostenere Renzi col patto del Nazareno, e questo elettoralmente Forza Italia lo paga, perché tu non puoi stare di qua, di là, di qua, di là, di qua, di là. Ma invece e la... rispetto al patto del Nazareno, secondo me Berlusconi in questa fase non ha realmente nessun interesse a rompere il patto del Nazareno. Ecco, ma la Lega di Salvini, che è ancora la sua, non rischia di pagare anche un prezzo alto a riallearsi adesso con questo Berlusconi? Sono convinto di questo, tant'è che noi come Lega Veneta avevamo proposto, e la linea era questa, di dire in Veneto, però dicevo una distinzione fra il piano nazionale e il piano regionale, per il Veneto fare una scelta che era quella di dire la lista della Lega, liste civiche, senza alleanze con i partiti romani, fra virgolette, perché in questa fase sarebbe difficile spiegare... Era anche un modo per capire quanto valesse la lista Tose, no? No, e poi passare all'incasso. È che nel momento in cui tu hai avuto l'NCD, che oggi sostiene ancora il governo Renzi, tu hai Forza Italia e Berlusconi che comunque ci hanno fatto patti fino a un minuto fa. Fai un po' fatica a dire... Io vi ricordo, quando ci furono le regionali della Lombardia 2 anni fa, la Lega fece un bagno di sangue come risultato, giusto perché strategicamente ci stava, siccome dovevamo vincere in Lombardia, dopo che Berlusconi ha sostenuto Monti fino a un minuto prima, ti allei per la Lombardia e ti allei per le politiche. Ripeto, fu giusto perché dovevi vincere per la Lombardia, ma gente fuori dalla Lombardia non capì perché dice vi siete detti su fino a un minuto prima. È la stessa cosa di adesso. È la stessa cosa di adesso. Pulito, a Renzi conviene di più vedersela con Berlusconi, Salvini o Tosi? Berlusconi assolutamente la prima scelta, se potesse continuare così sarebbe perfetto. Berlusconi ha sostanzialmente portato Renzi a Palazzo Chigi, perché senza l'accordo del patto del Nazareno sarebbe stato più difficile per Renzi rivendicare Palazzo Chigi. Lo potette fare perché diceva sono in grado di fare le riforme, le tanto attese riforme, quelle per cui Napolitano aveva accettato la ricandidatura, e adesso, diciamo francamente, la sua posizione è un po' posticcia e contraddittoria. Oggi hanno votato contro una riforma costituzionale che hanno scritto insieme e votato fino all'altro ieri. Quindi diciamo che in questo Parlamento Renzi ha un gioco facile. Quindi se potesse, secondo me, imbalsamare Berlusconi nella sua condizione attuale, lo lascerebbe. E per il futuro, certo, chiaramente il centrodestra per tornare competitivo deve avere un leader, diciamo così, eleggibile, candidabile a Palazzo Chigi, quindi più un leader che parla alla pancia moderata del paese che un leader, diciamo, radicale. Ecco. Se potesse dire una parola a Salvini, Tosi cosa gli direbbe adesso, così? Ciao. No, direi che se prevale da parte di entrambi, perché sicuramente ognuno deve metterci il suo, se prevale il buon senso, una soluzione ragionevole per tenere insieme anche sensazioni diverse e pensieri diversi, perché siccome non siamo tutti uguali e per fortuna non siamo tutti uguali, bisogna che ognuno possa esprimere la sua opinione, basta che uno non dica bianco, uno non dica nero, e quindi secondo me con un po' di buon senso, stando nel mezzo, una soluzione la troviamo. Quindi da 1 a 10 quante possibilità ci sono che lei continuerà a far parte della Lega dei Salvini? Ma non saprei, perché fare scommesse adesso è... Da 1 a 10? Non sono abituato a... Provi. No, sono fatalista. Quello che è l'importante è che io sono sereno nella mia linea coerente, punto. Poi come finisce, spero per un fatto veramente affettivo, nel senso che voglio bene alla Lega e ai leghisti, di riuscire a rimanere dentro la Lega. Grazie Salvini, grazie Pulito, da 1 a 10 secondo te, grazie Tosi, da 1 a 10 che Ma Tosi... Ma se non è stavolta la prossima, secondo me si separano. La prossima, se non è questa? È solo fatalista, non lo so. Grazie Tosi, grazie e buon lavoro, grazie Antonio, grazie spettatori e spettatori, in linea a Giovanni Floris, al suo di martedì, con ovviamente la copertina di Maurizio Crozza. Noi ci vediamo come sempre domani, 8:30, con la ministra Boschi. Arrivederci.